Larga vittoria per l'Amene Scuola Basket Arezzo che supera la cestistica Audace Pescia per 152. Gli Amaranto partono subito forte, memori della gara di Terranuova, i ragazzi di coach Serravalli imprimono un alto ritmo fin dai primi minuti di gioco. Dopo il 13-6 al quinto, il vantaggio Amene comincia a dilatarsi fino al 31-14 del primo mini intervallo. La sbandona abbassa la guardia, continuando a macinare i canestri. Per Pescia la coppia Tealdi-Miacci non basta ad arginare l'intensità retina. All'intervallo lungo Amene sul 59-28, vantaggio che continua ad aumentare anche dopo il rientro dagli spogliatoi. La SBA raggiunge l'83-40 al trentesimo e poi il massimo vantaggio dell'incontro 92-42 al 34esimo. Gli ultimi minuti vedono gli ospiti recuperare qualche lunghezza per il 100-52 finale. Prova convincente degli Amaranto che hanno avuto il merito di rendere facile un incontro che alla vigilia presentava più di un'insidia. Gli aretini centrano la terza vittoria consecutiva. Domenica Carrara sponda Audax, il prossimo impegno per la squadra di coach Serravalli. Stasera abbiamo fatto la partita perfetta, non ho guardato le percentuali, ma indubbiamente abbiamo avuto delle ottime percentuali, avevamo una gran voglia di riscatto dopo la batosta presa all'andata e niente da dire, non c'è assolutamente niente da dire, siamo tutti stracontenti. Contenti non soltanto per il risultato, ma anche per il roster che è stato tutto inserito in questa partita, è un inserimento che dà morale ai giovani e gli inizia praticamente a frequentare, a sentire l'odore del parquet. Ma sì, i giovani, se avevo già detto, fanno parte della squadra, fanno parte e niente, la miglior medicina per provare a fare qualcosa è giocare durante le partite e stasera indubbiamente hanno messo piede in campo, qualche minuto prezioso e niente, spero se lo portino nel bagaglio e che facciano tesoro dei minuti che hanno speso sul parquet. Siamo al top della forma oppure c'è ancora margine di miglioramento e di intesa nella squadra? Sai, i miglioramenti vengono giorno dopo giorno e spero che non siamo ancora al top, vuol dire che perché secondo me abbiamo ancora margine di miglioramento, però stasera abbiamo sicuramente avuto un'intensità difensiva notevole con cui poi ci ripermette di correre, di andare in contropiede e stasera siamo stati molto bravi anche a distribuire palloni e tiri con